Questo è il presidio di Venaus. Nel 2005, quando ci furono i fatti più significativi della nostra storia, in realtà non si trovava qua, ma era dall'altra parte. Una notte molto fredda del 6 dicembre, erano giorni che si attendeva lo sgombero da parte delle forze dell'ordine di questi territori che avrebbero dovuto ospitare i sondaggi per la costruzione del tunnel di base. Eravamo determinati a non permetterglielo, quindi per settimane avevamo presidiato giorno e notte Venaus, tutta quest'area, e fin tanto che una notte, la notte del 6 dicembre, a un certo punto fummo chiamati tutti al presidio, eravamo una cinquantina più o meno, e alcuni compagni del movimento ci dissero: stanno arrivando, sono migliaia, prepariamoci, in bocca al lupo e resistiamo. E così ci separammo, quei pochi che eravamo, determinati a ritardare il più possibile le operazioni di sgombero dell'area. Io insieme ad altri andai verso la barricata che poi fu soprannominata Stalingrado, quella dove le forze dell'ordine con la ruspa tirarono giù delle barricate molto alte che avevamo costruito nel corso dei giorni e ce le tirarono addosso. Sopra questa ruspa c'era il vicequestore Sanna che gridava uccideteli, e noi potevamo sentire tutto questo. Mi ricordo molto bene questo fiume luccicante di caschi che nel buio della notte comunque facevano il loro effetto. Provammo a resistere per un po', ma erano veramente tanti, armati e molto determinati, però incordonati non lasciammo la posizione, nonostante le cariche rimanemmo lì lungo la strada, e poco alla volta fummo spinti in uno dei prati. Una notte di resistenza, mano a mano che noi resistevamo, le persone venivano sgomberate dai prati, picchiate, tirate fuori dalle tende, anche il presidio fu preso d'assalto dalla polizia, nonostante i notavi che erano dentro provarono insomma a tenere anche loro la posizione. Si sentivano grida, questi colpivano le persone un po' con tutto quello che gli capitava sotto mano. Era una situazione che di sicuro la Valle di Susa non aveva mai visto. Quel giorno lì cambiò nettamente la storia di tutti noi, la storia mia, ma anche quella della valle. Due giorni dopo il movimento Notav lanciò una grande marcia proprio qui da Susa, diretta alla zona di Venaus, e questa lunga marcia in cui in decine di migliaia ci dividemmo, chi scendeva dalle montagne, chi percorreva insomma le strade principali, circondammo l'area occupata in quel momento dalla polizia e ci riprendemmo Venaus. Loro furono costretti prima ad arretrare, poi a scappare. Fu una grande vittoria, una vittoria di popolo, una vittoria del movimento. Pochi giorni prima, nelle notti insomma di presidio in mezzo alla neve, era nato un grido che si levava nel silenzio delle notti, perché eravamo tutti attorno a dei fuochi separati, distanti, e questo grido era a Saradura. Dopo quella notte, la notte del 6 dicembre, sentì chiaramente che la mia storia si sarebbe intrecciata in maniera indissolubile a quella di queste montagne. Nonostante la difficoltà e nonostante tutto, credo ancora sia così. Quella notte, il 6 dicembre, ricordo molto chiaramente alcuni momenti, perché mi sono presa la mia prima manganellata, una manganellata dolorosa. Non ho mai capito come esattamente mi sia stata data, perché pensavo di avere tutti i poliziotti davanti, invece probabilmente qualcuno era anche dietro, e fu significativo.
sul mio battesimo di fuoco il 6 dicembre del 2005 proprio qui a Venaus. Seduto sopra il palco dell'arena in Borgata 8 dicembre a Venaus, dove viene svolto il Festival dell'Alta Felicità. Anzi, proprio questa si chiama Arena Alta Felicità. Doveva essere il posto in cui iniziavano le perforazioni del tunnel geognostico dell'alta velocità in quel di Venaus. Parliamo del primo progetto storico. Quello che possiamo dire è stato fermato dalla lotta popolare e in particolar modo dalla liberazione di questo spazio l'8 dicembre 2005, la famosa battaglia di Venaus, che ha sancito un po' non soltanto la liberazione di un posto fisico, ma soprattutto anche la liberazione di tanti cuori e menti di molti valsusini e non solo. Un territorio espropriato da chi voleva farne dei profitti per pochi, torni ad essere di uso collettivo, ma soprattutto di un uso collettivo destinato a un messaggio alternativo, diverso, di felicità. Quando abbiamo pensato di costruire un momento di visibilità e di happening collettivo come il Festival dell'Alta Felicità, abbiamo pensato che di primo acchito fosse necessario rimandare al senso profondo della lotta notav, cioè quello di migliorare l'esistenza dei valsusini. La gioia dello stare insieme, lottare per una causa comune, dove ci si riconosce, ognuno dà il proprio contributo a seconda delle proprie capacità, delle proprie possibilità. Ecco, questa gioia unita alla lotta è l'essenza del Festival dell'Alta Felicità, che ancora anima questi stessi terreni. Questo luogo era il bivacco più avanzato verso il presidio delle forze dell'ordine che avevano espropriato i terreni le sere prima, dove anziani e meno anziani del paese si ritrovavano davanti a un falò, davanti magari anche a una grappa, non lo nascondiamo, però era divertente che intonavano canti e cercavano di instillare sia in noi quel senso di comunanza e di forza, e al tempo stesso cercando di instillare nell'avversario un senso di sconfitta. E quindi dicevano costantemente: ah, sarà dura, in piemontese, che vuol dire sarà dura per voi resistere con noi che vi stiamo col fiato sul collo, vi stiamo presidiare, vi togliamo la possibilità di fare un esproprio in serenità. Ecco, allora, questo luogo simbolico molto molto sentito in valle, ed è uno dei motivi per cui Venaus rimarrà sempre nei cuori della gente della valle, anche proprio per questi aneddoti, che sono degli aneddoti popolari che testimoniano la lotta ultratrentennale di un movimento veramente popolare. Io fui allontanato con un divieto di dimora nel 2016 da Torino, quindi dalla mattina alla sera dovetti cambiare luogo, non soltanto di vita, di affetti, ma anche quel luogo di lotta, che è sempre stata la mia città natia, no? Torino. Io ho vissuto alla Scatasuna e a Neruda, quindi vivevo nell'occupazione, quindi a contatto con la comunità dei compagni e delle compagne, e quindi sentivo anche questa mancanza, ma soprattutto sentivo la mancanza in Val di Susa di un posto di ritrovo che potesse essere anche un momento aggregativo per molti giovani che facevano fatica, come in molte situazioni di provincia, a spostarsi da paese a paese senza un punto di riferimento per tutti e tutte. Dicembre 2016 decisi con due carissime compagne e amiche di vita di intraprendere questa avventura, di dare forma e sostanza a questo
diciamo, rifugio e luogo di approdo per la comunità che lotta in Val di Susa e non solo. Un'alta felicità giorno per giorno in tutto il resto dell'anno e quindi anche trovandosi magari davanti a una birra la sera raccontandosi cose, scambiandosi esperienze e soprattutto vivendo una vita dove al centro ci siano le relazioni umane e la possibilità di cambiare quello che non ci piace, che non ci sta bene, che subiamo tutti i giorni. Ecco, questo è un po' il senso dell'aver aperto la Taverna Tortuga a dicembre del 2016. Qua siamo al cippo commemorativo della battaglia di Balmafol. Siamo a Chianocco, in frazione Combe, esattamente, e questo cippo appunto ricorda questa famosa battaglia partigiana della 42esima brigata Walter Fontan. Diciamo che c'era una tregua in quel periodo perché ci doveva essere a Bruzzolo uno scambio di prigionieri da ambo i lati e quindi i fascisti hanno ben deciso in un periodo di tregua di provare a sferrare un colpo fatale alla resistenza valsusina. I partigiani erano pochi e male armati, come spesso succedeva sulle montagne d'altronde. Sono saliti su appunto a Balmafol, avevano fatto rotolare dei grossissimi massi giù dal versante della montagna, facendo veramente dei grossi danni al nemico e vincendo la battaglia nonostante le poche risorse disponibili, diciamo. Per me questo posto è molto importante perché penso che un po' la lotta Notav sia in qualche modo legata da un filo rosso alla lotta partigiana. Avrei voluto ovviamente fare questo video in un posto che per me è stato molto significativo, che è Chiomonte, però purtroppo a Chiomonte io non ci posso andare perché sono stata colpita dalla misura cautelare del divieto di dimora. Per la prima volta sono capitata in Val di Susa il 3 luglio del 2011. Ho visto, diciamo, con i miei occhi di giovane donna 19enne, da che parte stava la violenza. Il 3 luglio lo Stato ha proprio dimostrato qual era il suo accanimento contro un movimento che di fatto voleva far valere le sue ragioni, voleva autodeterminare le scelte rispetto alla propria vita e al proprio territorio. E in quel caso è stato talmente lampante che al potere non gli importava niente di quello che era il sentire delle persone e anzi metteva in campo un meccanismo repressivo veramente violento ed esplicitamente violento. E quello per me è stato un po', come posso dire, il battesimo di fuoco. Io in Val di Susa non c'ero mai venuta prima. E però dopo quel giorno ho deciso che la Val di Susa non l'avrei mai più lasciata. Quindi è qui in valle che è un po' il mio percorso di attivismo prima e di militanza poi ha avuto inizio. Ho conosciuto persone che si spendevano tantissimo per questa lotta, per questa valle e che in qualche modo sentivo affini nel metodo e nel modo di portare avanti la lotta NoTav. Da un certo punto di vista mi sentirò sempre in debito col movimento NoTav. Penso che la mia scelta sia la scelta migliore possibile da un certo punto di vista, perché lottare per le cose in cui credi ti dà proprio un altro senso all'esistenza e in questo posto qua penso di poterla condividere con tante persone, anche persone differenti da me in età, di contesto culturale, eccetera, ma che comunque la lotta unisce. Thank you.
prima volta che ho messo piede in questo presidio era il 24 di luglio del 2020 e me lo ricordo perché in modo molto banale era il giorno del mio compleanno. Era stato occupato alla fine di giugno, non avevo avuto ancora modo di salirci. Quel giorno, nel momento in cui è arrivata la notizia di un possibile sgombero, ho deciso di venire su in valle anche per dare un'occhiata a come si stava evolvendo la situazione. Questo per anche da un punto di vista professionale, perché facendo il fotogiornalista seguo non solo in Italia ma anche all'estero tutta una serie di situazioni. Arrivato qui in valle, qua ai mulini, alla fine pensavo di fermarmi per una quindicina di giorni per fare un lavoro fotografico sul presidio. È finita che poi in realtà ho deciso di fermarmi per almeno un anno solare, con periodi più o meno lunghi, e quindi rimanendo su per un anno ho visto anche quella che è stata l'evoluzione di questo periodo, e si è in qualche modo evoluto anche il tipo di presidio, cioè abbiamo cominciato anche a pensare a come potesse essere meno impattante da un punto di vista ecologico la nostra presenza, per cui si è studiato di come avere energia elettrica all'interno della casa tramite pannelli fotovoltaici, o il fatto stesso di aver eliminato qualunque tipo di plastica. È un modo in qualche modo di rivoluzionare un po' il tuo fare anche rispetto a quello a cui siamo abituati in città. Sono stata qua al presidio dei mulini, è stata la prima di tante nel corso dell'estate del 2020. La polizia occupava tutte le vie d'accesso, nonostante questo le persone che erano qua si erano organizzate per esserci, per avere cibo e acqua e per poter vivere e dar vita a questo presidio che nel corso dell'estate è cresciuto e è stato vissuto da veramente tantissime persone. Un contrasto molto forte, perché da una parte il cantiere, la polizia che circondava il presidio, e dall'altra c'era invece la possibilità di vivere insieme, di campeggiare all'interno di questo spazio, di organizzarsi insieme appunto per avere ciò che serviva per vivere in questa assurda dimensione fra tantissime persone delle più varie che comunque hanno passato tanto tempo qui di quest'estate dando proprio vita in senso stretto a questo presidio. Presidiare gli spazi dove la grande opera doveva essere costruita, ma allo stesso tempo presidiare gli spazi nel senso di vivere in forma collettiva il territorio di questa valle era stato sempre un aspetto centrale. Che passava mi sembravano più strette, adesso che sono al gabbio inutile che mi lagni, ancora un mese per poter riabbracciare i miei compagni. Siamo tutti maschi, siamo tutti portoghesi, e facci nel quartiere li troverete appesi, stanotte con ogni notte vado a trovare la mia parola.